Stefano scrive, siccome ha detto Conte, Dusei non è pronto, se si vuole lottare per la promozione non sarebbe meglio comprare un centrocampista con un po' più di fantasia? Per niente, Conte in un'intervista proprio non è molto contento della situazione di Dusei, si aspettava evidentemente un calciatore pronto. Quando ci ha indicato Dusei sapeva che erano 6 mesi che non giocava, no? E probabilmente non pensavo di trovarlo così indietro come preparazione, però un giocatore che entro 20-25 giorni può essere a disposizione, e vado ad aggiungersi a giocatori che stanno facendo molto bene. Io credo che Dusei, per l'esperienza che ha, per la mentalità vincente che ha, perché ha vinto 3 campionati, vada a integrare un reparto e sia un valore aggiunto nei mesi topici in cui ci si giocherà il campionato. Io volevo dire, ma è vero che non giocava nel Catania, però come mai così in ritardo di preparazione? Ha avuto qualche infortunio? No, non ha avuto nessun infortunio, però è stato messo un po' ai margini e quindi ha perso del tempo. Probabilmente anche lui ha sbagliato a non incrementare a ridosso del mercato di gennaio la preparazione. Però voglio dire, non è che è un giocatore morto, è un giocatore che tra un mese va in campo. Un mesetto, via, un mesetto di allora, pronto. Poi noi abbiamo detto, ma questo, ripeto, qui siamo sempre al discorso che il più importante giocatore del Bari è sempre quello che deve arrivare. Questo purtroppo ci conviviamo da quest'estate con questa situazione, pazienza. Diciamo però, una cosa. Voglio dire, noi abbiamo detto fino al 2 febbraio c'è tempo, se qualche giocatore di quelli potrebbe essere veramente che possono cambiare qualcosa saranno disponibili, il Bari ci farà un pensiero. Mi dica soltanto il ruolo. Mi sembra che solo il ruolo, non voglio sapere. Mi sembra che noi, no, bisogna vedere quali saranno le disponibilità. Okay. Mi sembra che noi, il Parma ha comprato un giocatore, il Livorno oggi ha comprato un giocatore anche bravo. Cederino. E il Bari ha già comprato 4 giocatori. Mi sembra che insomma non siamo stati fermi immobili, no? I tifosi, siccome i tifosi stanno soffrendo da una situazione normale, insomma, che quando si è preso l'ultimo giocatore, che era Masiello, senza il quale sembrava non si potesse giocare, e poi oggi Masiello già se lo siamo scordati, no? Cioè mi sembra che cerchiamo sempre quello che deve arrivare. Credo che si può anche un pochino calma, allora calma, una squadra gesso. Che ha fatto 40 punti, quei giocatori vanno anche riconosciuti, certo. Vanno anche premiati, certo. Non parlando sempre di quelli che devono arrivare. Bravo, un applauso ideale dallo studio di Telenorma.calcio a questa squadra, quella insomma prima dei nuovi arrivi di gennaio, per quanto ha fatto Romeo. Poi c'è ancora una cosa domande. Io tra l'altro volevo proprio collegarmi a questo discorso per dire che il Bari è una realtà, il Bari è una squadra che dall'anno scorso sta facendo veramente bene, qualunque siano stati i giocatori messi in campo. Ora, se effettivamente c'è da fare il salto di qualità, io sono d'accordo con questo. Altrimenti? Si fa? Altrimenti, averne uno come tanti, non lo so se può portare del bene o no. Io posso fare un esempio per tutti. Prego. Perché si parla sempre di Carobbio dall'anno scorso. E Carobbio è sempre al Milanef. Allora se non si muove ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo, evidentemente. Non è che il Bari l'ha perso, fino ad oggi è rimasto sempre dove sta. Okay, evidentemente ci sono dei problemi. C'è un motivo per cui evidentemente... Io l'ho avuto. Vabbè, tu l'hai avuto, conosci bene Carobbio. Io l'ho avuto nella Non mi hai parlato bene una volta, mi ricordo. Beh, è un giocatore che secondo il mio avviso ha sottolineato bene il direttore. Può stare a Bergamo, nell'Albino Lef e a casa sua. Okay, perché io già la sua... esperienza ad Avellino non fu felice, vedi la conferma da parte del direttore. Sì, ma io a parte che lui anche a Reggio Calabria in sostanza non ha giocato, però non è questo, per me è un gioco di valore, anzi in Serie B sicuramente è un gioco di grande spessore. Dico, non è, si è mosso dal Binolef, vuol dire che dal Binolef non ha tanta intenzione di darlo, anche se sta andando a scadenza. Ecco qua, e allora, abbiamo chiarito, quindi non ci fate più domande su Carobbio. Dicevo, evidentemente quello che dico non ha nessun ascolto. Non sentono, perché loro vanno dritti per la strada. Sì, appunto, e quindi 22 giocatori acquistati in 6 mesi non bastano, e nonostante che la squadra stia facendo bene. Si parla sempre di chi deve arrivare, io ho detto, siamo aperti a qualche opportunità che sia realmente tale. Da qui al 2 febbraio, io spero, non vedo l'ora che arrivi il 3 febbraio perché la cosa si ricompatti e finalmente si pensi soltanto alle partite, al campionato, perché è molto importante. Poi ripeto, se c'è un'opportunità, mi sembra che il Bari abbia sempre dimostrato di volerle cogliere. Abbiamo accolto l'Anzafame come toccasana e parliamo di Alvarez, evidentemente poi uno dei due sta in panchina, non lo so, io dico, vediamo quello che succede, non dico no a nulla, però mi sembra che cercare assolutamente per forza di comprare sempre giocatori può essere pericoloso a gennaio. 4-1 del Milan. Con Beckham. Vado a leggere una domanda di Agostino che scrive da Bitetto. Qualitativamente considerate più forte il Lecce, promozione dell'anno scorso, oppure il Bari di quest'anno? Il Lecce di Papadopoulo, il Bari di quest'anno di Antonio Conte. Il Lecce dell'anno scorso ha vinto.
ha vinto. Chiudiamo qua il discorso. Io mi auguro che il Bari possa fare qualcosa, però certamente il Bari ha picchi di gioco che rendono merito a un allenatore emergente, bravissimo, che credo stia imponendo l'attenzione generale in Italia per come è propositivo, come calcio. Però il Lecce l'anno scorso ha vinto e questo è quello che conta. Romeo? Io dico che come qualità di gioco è migliore il Bari. Sì. Il Lecce era... molto di sostanza, possiamo molto dire così? Molto di sostanza, sì, esatto. Sentiamo Mario Russo. Il Bari regala qualità di gioco a tutti i livelli, diciamo in tutte le zone del campo. Il Lecce era una squadra pragmatica, dove se gli davi la possibilità di segnare, segnavi e andava in vantaggio. Altrimenti deve rimettere tutto in discussione. Titoli di coda. Vorrei solo dire una cosa, prego. Se mi è consentito. Io da quando vengo a Bari, sono venuto a Bari, che sento dire che con un Bari primo e con una società che rilancia, con giocatori, si fa bene. Ora, abbiamo un grande allenatore, abbiamo una società che ha rilanciato, che si è riproposta sul mercato sempre puntualmente, e quindi Matarrese sicuramente dimostra di voler fare. Mi aspetto finalmente, sta crescendo il pubblico, ma mi aspetto il pubblico che saluta la capolista, speriamo che sia tale anche sabato, dopo il recupero del Brescia col Sassuolo. Ma insomma, il pubblico per noi è fondamentale, per l'entusiasmo che può dare a questi ragazzi che vanno premiati giustamente con un applauso, ma soprattutto perché se il pubblico si coinvolge sarà un'arma in più per il Bari. Quindi mi aspetto veramente il pubblico della grandissima occasione. L'appello di Perinetti, siamo alle conclusioni, sì. Davvero, non c'è più tempo. Roberta. Lo ringraziamo il direttore sportivo del Bari, Giorgio Perinetti, per essere stato con noi quest'oggi. Si è divertito, è stato bene? Sì. Con voi si sempre bene, il calcio è sempre divertente, con voi si gusta di più. Grazie, a presto allora.